Continuano le proteste davanti alla stazione terminale di Porta Nolana della Circumvesuviana. Le corse saltate negli ultimi giorni, a causa dello slittamento del pagamento degli stipendi dei dipendenti, hanno scatenato le ire dei pendolari che ogni giorno usufruiscono del servizio. L'associazione Rete per il diritto al trasporto pubblico, nata su Facebook in pochi giorni, ha chiamato a raccolta centinaia di cittadini insoddisfatti. Ha dato appuntamento ai suoi membri e al Corso Garibaldi per manifestare contro i tagli della Regione Campania operati nel settore dei trasporti. Dal 27 agosto molte delle linee di trasporto della Circumvesuviana sono saltate. Nel nuovo orario, in vigore dal prossimo 12 settembre, oltre il 25% delle corse risulta essere cancellato, con una perdita di circa 39.000 corse ogni anno. Il commissario regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, attacca duramente l'assessore regionale ai trasporti e alla viabilità Sergio Vetrella. Da quando c'è l'assessore Vetrella, i trasporti sia su gomma, sia su ferro, sia via mare sono stati ridotti allo stremo. Noi stiamo portando avanti anche una class action perché questi politici devono assumersi le loro responsabilità. Hanno distrutto il trasporto pubblico campano, dobbiamo invece riportarlo a dei livelli e degli standard elevati per gli utenti, per i giovani, per le persone che non hanno la possibilità di trasportarsi in altro modo, ma anche per l'ambiente, perché più viene distrutto il trasporto su ferro, più aumenta quello su gomma e quindi aumenta anche l'inquinamento. Al fianco degli utenti della Circumvesuviana sono scesi in campo la delegata regionale a Asso Utenti Melania Capasso e il presidente di Federconsumatori Rosario Stornaiuolo. La Vesuviana rappresenta il punto più alto di un iceberg che è un vero e proprio scippo ai cittadini napoletani rispetto al diritto alla mobilità. Con i tagli, con le idee della Vesuviana e delle altre aziende a Napoli sarà difficile mantenere il diritto alla mobilità, soprattutto per i pendolari e quindi le persone più deboli di questa nostra città.